30 novembre è la giornata designata dal Parlamento israeliano in ricordo degli ebrei cacciati dagli stati arabi e dall'Iran durante il XX secolo. Le memorie individuali che diventano patrimonio collettivo, il desiderio di trasmettere le proprie testimonianze alle generazioni future. Questi sono alcuni degli obiettivi cardine del convegno Storie di rinascita ebrei di Libia, organizzato a Roma da ASTREL, Associazione Salvaguardia, Trasmissione e Retaggio Ebrei di Libia, presieduta da David Gerbi. All'evento, in corso fino a domenica prossima, si ripercorrerà la storia degli ebrei libici attraverso le voci di chi ha vissuto l'esodo, affinché la memoria venga preservata. Devono sapere quello che abbiamo passato, devono sapere che l'importanza del nostro retaggio. Stato completamente felice quel 5 giugno sull'aereo mentre venivo in Italia, la prima espressione è stata finalmente, almeno non tornerò più in Libia. I pogrom del 45, del 48 ed infine l'apice nel 1967, con la fuga finale dovuta all'inizio della guerra dei sei giorni. Fu l'evento traumatico che segnò il definitivo strappo con uno Stato considerato fino a quel momento la propria terra d'appartenenza. L'esodo portò gli ebrei libici a spostarsi nel mondo ed anche in Italia, in particolare a Roma, dove iniziò la loro rinascita. Quando nel 1967 ci fu l'immigrazione dei profughi che arrivavano dalla Libia appunto a seguito delle persecuzioni ricevute in quel paese e soprattutto dalla cacciata dai Gheddafi per la guerra dei sei giorni, alcuni personaggi della nostra storia ebbero l'intuizione che quella poteva essere l'occasione per un'integrazione, per una rinascita della comunità. Il rabbino Toaf, Shalom Teshuba, Sion Burbea non esitarono un momento a comprendere che quello era il momento di ricostruire qualcosa e di ricostruirlo insieme. Cultura, storia, religione, attraverso una piccola mostra installata al convegno sarà possibile scoprire il retaggio ebraico libico sotto più punti di vista. Il convegno ha l'obiettivo anche di raccogliere i nomi degli ebrei sepolti nei cimiteri dissacrati in Libia e di inserirli in un cimitero virtuale. All'entrata infatti si avrà la possibilità di rilasciare i nomi dei propri parenti sepolti che verranno poi aggiunti in una lapide che verrà depositata presso il cimitero del Verano di Roma nel 2022.